Ci troviamo qui allo stand della Fossil IFAM 2018 e ci troviamo appunto con quelle che sono le novità che sono state presentate soprattutto in ambito smartwatch dei marchi e dei brand che fanno capo a Fossil. In questo momento ho vicino a me un nuovo smartwatch della linea Fossil. In questo caso abbiamo un device smartwatch, ve lo appoggio qui e ve lo faccio vedere. Molto, diciamo, che può essere visto sia da un punto di vista di eleganza sia da un punto di vista di sportività, ma poi andremo a vedere, a dare più uno sguardo nello specifico per quanto riguarda appunto i vari modelli, che si va da un range più classico a un range più sportivo anche a seconda del brand che fa capo a Fossil. Ma quello che vi volevo far vedere un po' più nello specifico sono le funzioni, perché abbiamo su questo dispositivo Wear OS di Google. Come potete vedere, effettuando uno swipe, abbiamo subito quello che è, diciamo, un recap di quelle che sono le attività svolte durante l'arco della giornata. Ritornando alla home screen con un tap prolungato, invece andiamo a cambiare quelle che sono sostanzialmente le watch face dello smartwatch. Molto interessante veramente il discorso della rotellina, che permette sia di accedere a quelle che sono le notifiche, come potete vedere, clear all e le cancelliamo tutte, sia di praticamente premendo di andare con una pressione prolungata, abbiamo l'assistente Google, e sia abbiamo la possibilità di effettuare sostanzialmente di andare in quello che è il menu, e potete vedere la comodità attraverso la rotellina di poter switchare tra quelle che sono le varie applicazioni dello smartwatch. Ovviamente è disponibile anche la funzione touch, però il fatto di avere anche una rotellina fisica vi permette anche di non andare costantemente con le dita e quindi di andare anche in un certo qual modo a sporcare il display. Ritorniamo alla home, vi faccio vedere anche che con lo swipe dall'alto verso il basso abbiamo quelli che sono i toggle rapidi. Come vedete c'è anche presente la funzione Pay, perché gli smartwatch è dotato di chip NFC. Vi faccio presente ovviamente che la funzione Pay ancora non è disponibile in Italia, speriamo che lo sarà presto. Come vedete abbiamo anche qui invisibile la percentuale della batteria dello smartwatch. Poi passiamo anche a questi due tasti fisici. Quello superiore attiva invece quello che è la parte Google Fit, quindi quello che è il monitoraggio della nostra attività fisica effettuata durante la giornata, mentre con un ritorno alla home, invece switchando sul tasto inferiore, abbiamo il collegamento diretto alla parte musicale. Molto interessante anche la parte posteriore del dispositivo, dove abbiamo il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco e abbiamo una novità molto interessante per quanto riguarda la ricarica. Tutti gli smartwatch del gruppo Fossil sono dotati di ricarica rapida e oltretutto, come potete notare, questi due cerchi concentrici sono le bande appunto per quanto riguarda la connessione dei pin alla ricarica. Questo significa che abbiamo una base magnetica che permette sostanzialmente di mandare il dispositivo in ricarica senza avere una posizione precisa, quindi una comodità non da poco rispetto al fatto di dover avere dei pin e magari doverli centrare ogni volta in modo preciso per appunto mandare il dispositivo in carica. Interessante anche il fatto, come potete notare dalla parte posteriore, che abbiamo dei cinturini con sgancio rapido, quindi permette sostanzialmente anche un'enorme vestibilità, nel senso che l'utente può acquistare diversi cinturini e poterli cambiare direttamente solo vedendo quella, comprandoli, acquistando, sapendo già quella che è la misura adatta al dispositivo. Per il momento penso sia tutto, vi faccio ora vedere anche quella che è una carrellata su quelli che sono appunto i brand, perché appunto troviamo il brand Fossil, troviamo Skagen, troviamo Michael Kors e anche Emporio Armani. Questo soprattutto per diversificare un po' quella che è, diciamo, l'offerta in generale per quello che è il varie target di clientela, quindi un Michael Kors indicato più a quella che è una clientela femminile, Emporio Armani un target più business, Fossil un target magari più sportivo e Skagen un target che dà anche a quello che è un discorso sportivo ma anche minimal particolarmente interessante. Per il momento è tutto qui dal stand Fossil, ovviamente speriamo di avere a disposizione uno smartwatch per testarlo in modo più approfondito, ovviamente da seguire sempre sulle pagine di Tecno Android. Qui da IFA 2018, Roberto, un saluto e a presto!